Stefani Bendegodi è la scuola che nella provincia di Verona offre l'istruzione agraria. Abbiamo 5 sedi, qui siamo a Isola della Scala, che è la sede centrale, poi abbiamo Buttapietra, Villafranca, San Pietro in Cariano e Caldiero. I nostri indirizzi di studio sono l'Istituto Professionale per l'Agricoltura, l'Istituto Tecnico Agrario e l'Indirizzo Professionale Sociosanitario. Oltre 1.700 studenti, 300 tra insegnanti e personale ATA. Qui in questa scuola viene chi ha passione per le materie agrarie, per il lavoro all'aria aperta, per le scienze, per le tecnologie, per l'agricoltura innovativa e per l'indirizzo sociosanitario, per chi ha sensibilità per la persona e i problemi sociali. Ora vi faccio conoscere la nostra scuola andando ad incontrare alcuni insegnanti e alcuni studenti. I nostri corsi di indirizzo professionale sono particolarmente legati al territorio sui quali insistono, perché il nostro interesse fondamentale è quello di creare dei profili professionali che abbiano un'alta spendibilità sulle aziende che insistono appunto sul nostro territorio. Questo lo facciamo attraverso la costruzione di un curriculum scolastico che è sempre più qualificato attraverso, oltre che dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, ma anche attraverso l'acquisizione di alcuni patentini, come ad esempio per l'uso dei fitofarmaci o quello per il muletto di trattori, che hanno l'obiettivo specifico di creare delle figure professionali che abbiano un'immediata spendibilità all'interno delle aziende del nostro territorio. Sono la professoressa Romina Verdevalle, ci troviamo all'interno del laboratorio di chimica e per quanto riguarda l'Istituto Tecnico Agrario è incentrato in un percorso di 5 anni con 32 ore settimanali. Già dal primo biennio lo studente inizia ad approcciarsi alle materie scientifiche, in particolare con lo studio delle scienze agrarie. Dal terzo anno in poi lo studente può scegliere una delle tre articolazioni messe a disposizione dall'Istituto, quali sono produzione e trasformazione, viticoltura ed enologia, gestione dell'ambiente e del territorio. Durante questi 3 anni di studio lo studente approfondirà materie come ad esempio produzioni vegetali, biotecnologie, produzione animali, topografia. Al termine del percorso quinquennale lo studente può decidere di iscriversi in una delle facoltà universitarie, iscriversi ad un corso ITS oppure approcciarsi al mondo del lavoro in aziende agricole come ad esempio aziende vitivinicole, cantine, vivai e consorsi. Sono il professor Provoli, mi trovo nelle serre dell'Istituto Stefani Bentegodi e oggi vi parlo della PCTO o ex alternanza. È una metodologia didattica rivolta agli studenti, i quali fanno emergere delle competenze al di fuori dei banchi di scuola. Il nostro istituto presenta un progetto di alternanza rivolto al triennio finale per 300 ore per l'indirizzo professionale e 150 per l'indirizzo tecnico. Le aziende coinvolte sono circa 600 e gli alunni coinvolti in questo progetto ogni anno sono circa un migliaio. L'importanza di questo progetto è che molti degli ex studenti di questo istituto vengono oramai assunti dalle aziende dove hanno svolto questo stage. Il nostro istituto propone molti progetti a partire dalle lingue straniere, con i soggiorni all'estero nel mese di settembre, i soggiorni di alternanza scuola-lavoro nel mese di giugno, il MOOV, progetto regionale di soggiorno all'estero con certificazione linguistica, fino all'Erasmus, progetto europeo che vede coinvolte ben altre 4 nazioni, reso possibile grazie al BioNet, progetto regionale sulla biodiversità. Il progetto Sport 5 invece consente ai nostri studenti di sperimentare varie discipline sportive a livello locale e regionale. Seguono le Olimpiadi della danza, nonché le Olimpiadi della chimica a livello nazionale e le gare di botanica. Altri eventi sono collegati ad enti e associazioni del territorio. Sono Pompe Martina della classe 4 I. Il nostro percorso di studi ci fornisce competenze relative all'assistenza tecnica a sostegno delle aziende agricole per la valorizzazione dei prodotti, delle caratteristiche ambientali e dello sviluppo dei territori. La nostra scuola ci permette inoltre di partecipare a dei corsi di preparazione per ottenere certificazioni linguistiche, corsi per il patentino dei prodotti fitosanitari, per il trattore o per il muletto. L'obiettivo finale del nostro percorso di studi è quello di inserirsi con successo nel mondo del lavoro, diventando protagonisti oppure di proseguire gli studi iscrivendosi a facoltà di aree diverse.